una serie di letture, un primo frutto del lavoro del tavolo di ricerca sulla memoria storica del Forum per la tutela del parco di Aguzzano. Il tavolo, che poi altro non sarebbe che le persone che vedete qui alla mia sinistra, probabilmente l'hanno voluto chiamare tavolo perché io mi chiamo Artù e quindi mi piace credere così, si è proposto. Da qualche, non è molto rotonda, ma va bene, insomma, nessuno è perfetto. Diciamo, si è posto l'obiettivo molto ambizioso e sta lavorando da diversi mesi sulla ricerca delle memorie di questo quartiere in generale e ha focalizzato subito l'attenzione, visto che ricorre il trentennale della istituzione del parco, sulla storia delle lotte che hanno consentito a questo quartiere e ad altri quartieri vicini di conquistare questo pezzo di verde pubblico. Perché memoria storica? Io me la porrei questa domanda. In una epoca in cui si parla soprattutto per i giovani di eterno presente, andare a cercare il passato può sembrare un'operazione un po' antiquata. Questo può essere un bel argomento per il dibattito, per il microfono aperto che seguirà. Per il momento basti dire che noi siamo convinti che nella memo la memoria sia una parte di noi, che noi siamo fatti anche e soprattutto di ricordi. La nostra identità come famiglie, come persone, come associazioni, come quartiere si fonda molto sui ricordi. Se andiamo un pochino a ragionare, non è neanche solo un fatto di narrazioni, il DNA dell'uomo che cos'è se non una serie di ricordi tramandati di generazioni in generazioni? Comunque, ritornando a noi, in qualche modo noi con questa operazione che sta andando avanti, questa è solo una prima tappa, abbiamo ricercato e sentito una serie, intervistato una serie di persone protagonisti di queste lotte e il lavoro che oggi proponiamo è non solo un omaggio a chi queste lotte ha vissuto e ha animato, portando poi alla conquista del parco, ma anche un ponte, vuole essere un ponte gettato tra noi e loro, tra le generazioni, di allora e le generazioni più recenti, perché come tutti sapete, credo, qui le lotte continuano e quindi c'è comunque una continuità importante che dà i suoi frutti. Faremo una serie di letture, a leggere insieme con me saranno diciamo, i partecipanti del tavolo con l'aiuto di alcuni amici del forum e poi in duplice veste, anzi triplice, la nostra Gaetana che è stata protagonista delle lotte, intervistata e oggi anche lettrice. Il nostro lavoro trova un riferimento scientifico nella figura di Sandro Portelli, che è uno dei massimi rappresentanti della storia orale, uno dei massimi esperti, fondatore del Circolo Gianni Bosio. Il Circolo ba Gianni Bosio probabilmente non ha neanche bisogno di presentazioni, è un circolo che si occupa da sempre, dalla sua fondazione, anni 70, della cultura e tradizione orale, e quindi poi della musica popolare e della storia orale. I documenti che noi abbiamo raccolto saranno depositati presso il circolo, che ha la sua sede nella Casa della Cultura e della Storia, istituzione comunale, della memoria e della storia, scusatemi, che è un'istituzione del comune di Roma. Volevo aggiungere che le parole che ascolterete questa sera sono il frutto dei ricordi personali, quindi qualche volta possono anche entrare in contrasto tra di loro, ma ognuno racconta però il proprio vissuto. Noi abbiamo cercato di mettere insieme questo vissuto e abbiamo fatto una narrazione. La nostra costruzione quindi non è storia, ma è memoria. Ok, cominciamo a dire dove sono ambientate queste storie che leggeremo. Tra Re Bibbia e il Parco Regionale Urbano di Aguzzano, il verde che ci circonda. La borgata di Re Bibbia nasce all'incirca, comincia a nascere circa un secolo fa. Il Parco di Aguzzano era parte dell'agro romano, quindi immaginiamoci,
a quando risale. È diventato parco regionale solo 30 anni fa, ecco appunto che ricorre il suo anniversario che stiamo festeggiando in questi giorni. Come parco, o anzi come agro romano, alla fine dell'Ottocento questo territorio era piuttosto paludoso, tant'è vero che all'inizio del Novecento fu oggetto teatro di una bonifica che lo rese, diciamo, più adatto alle coltivazioni e all'agricoltura. Proprio per questo, in quella stessa, diciamo, in occasione delle bonifiche, la ALBA, azienda laziale bonifiche agrarie, società costituita ad hoc, eresse questi casali che vedete. Il più illustre, il più celebre in questi giorni è Alba 1, qui alle mie spalle, altri sono sparsi qui davanti. Sono casali che erano adibiti fino agli anni 60, grosso modo, alle attività agricole, o comunque c'era il bestiame, c'era materiale e via dicendo. Poi via via, nel dopoguerra, dagli anni 50, sono stati progressivamente abbandonati. Ci abitava ancora qualcuno, però via via poi sono stati, diciamo, lasciati all'abbandono. C'è ancora qualcuno vivente che ci ha raccontato storie dei casali. Bene, in questi casali, in questo territorio, poi via via, diciamo dagli anni 50 in poi, è cominciata un po', come per tutte le altre zone di Roma, un'invasione di cemento. E sono cresciuti, sono sorti qui intorno tutta una serie di quartieri che hanno accerchiato Re Bibbia. E Re Bibbia pure dagli anni 50 in poi ha cominciato un pochino a crescere gradualmente fino a diventare sempre più grande, e tanto che si dice che negli anni 70 contasse circa 3.500 abitanti. Ecco, forse possiamo dire che le radici della nostra storia, quelle che adesso inizieremo a raccontare, sono negli anni 70. Negli anni 70 nasce il circolo Gianni Bosio, negli anni 70 c'era ancora Pasolini e i suoi giorni di Re Bibbia, che lui credeva persi, non erano neanche poi così lontani. Pasolini parlava di omologazione, un concetto forte. La gente qui non era molto omologata. C'era, secondo me, da quello che abbiamo capito, un'atmosfera di paese in cui ci si conosce uno con l'altro e ci si aiuta, magari c'è solidarietà, magari c'è pure un po' di pettegolezzo, però c'è quella coesione sociale tipica del paese. E qui, intorno al 1972, venne un sacerdote molto attivo che diede un'impronta particolare alla sua parrocchia, ma di questo ci racconta Gaetana, perché c'era. Buonasera. Dunque, è vero, Don Franco era un po' sopra le righe. Era sempre disponibile, però parlava tanto ai giovani e non c'era bisogno con lui d'appuntamento come funziona adesso. Infatti, se tu l'aspettavi, faceva sempre tardi, perché si fermava a parlare con chiunque lo fermasse. Aveva solo la chiesetta a Piazza Pasolini, che è una stanza, però chiaramente Re Bibbia non è che è cresciuta tutta d'un botto. Però man mano che è cresciuto la chiesetta non bastava più. E avendo questi casali, che fa? Don Franco ha pensato bene di farci la chiesa prima e l'anfiteatro dopo, anche perché poi anche la chiesa era diventata insufficiente. Questo Don Franco, l'abbiamo conosciuto, era un tipo intraprendente, non era uno che si arrendeva alla prima difficoltà. Tant'è vero che a un certo punto, essendo la chiesetta di Piazza Ferriani insufficiente per i fedeli, era andato a bussare al padrone delle terre, Talenti, a chiedere la concessione di un pezzo di terreno, qualche cosa dove poter installare un tendone per allargare, diciamo, la cerchia, l'accoglienza per i propri fedeli. E Talenti, dopo aver nicchiato un po', si era deciso e scava scava gli aveva affidato il pian terreno di questo casale, Casale Alba 1, che da quel momento in poi e per qualcuno ancora oggi si è chiamato Casale Padre Nostro. E poi col passare del tempo che cosa altro si inventò?
con i suoi fedeli, ce lo dice lui stesso, sono le sue parole queste che adesso vengono lette. Abbiamo fatto il blitz. Era la vigilia della Domenica delle Palme del 1984, per cui abbiamo detto: facciamo le prime comunioni, facciamo il sabato e la Domenica delle Palme. Quindi, sfruttando un po' la pendenza, abbiamo fatto venire un camion, o forse due, di blocchetti impastato. Quella domenica venne un sacco di gente, anche quelli che non si vedevano mai in chiesa. Sono venuti a dare una mano e si sono dati da fare. E così abbiamo fatto. E poi Giovedì Santo, la Pasqua, facciamo tutto là. È così che è nato l'anfiteatro. Insomma, era riuscito a mobilitare tutti. E non solo, lui stesso, sacerdote, era stato lui a dare impulso perché si costituisse qui un comitato di quartiere, a cui poi erano entrati a partecipare la sezione locale del PC e alcune associazioni locali. Ma sentiamo pa Mario Pietroletti, scusate, della sezione del PC, appunto. Quando stava in Bibbia, quel periodo della mia vita politica è stato il più bello. Sembra quasi che avevamo trovato la chiave. C'avevo st'idea, che avevamo trovato la chiave. Ai comitati dei quartieri, di solito, un rappresentante per ogni partito. Lì nessuno rappresentava un partito. Ognuno si rappresentava per quello che era. Tu pensa che abbiamo fatto l'aborto, la riunione dell'aborto, dentro la chiesetta. Sai che faceva Don Franco? La tendina davanti all'altare, adesso è la sala assembleare. Don Franco era la festa del quartiere, ci aveva detto: fate una mostra su come voi comunisti vedete la comunità cattolica di Rebibbia. Abbiamo fatto sta mostra, però era, alla fine è stato più forte di noi. A chiudere la mostra ci avevamo messo faccia e martello. Più tollerante di così, ma adesso ci saranno lette le parole di uno dei protagonisti di queste vicende, Domenico. Era un quartiere dormitorio dove nel 1950 c'erano solo operai. Venivano qui a Rebibbia e l'unica cosa che facevano era lavorare. E qui ci venivano giusto per dormire. L'unico punto sociale d'aggregazione era un'osteria, nient'altro. Noi avevamo circa 16, 17, 18 anni e a un certo punto abbiamo cominciato a sentire l'esigenza di cambiarla questa realtà, di vedere se era possibile trasformarla. Perché anche noi, se volevamo fare qualsiasi tipo di attività, dovevamo andare fuori. E allora è nato il collettivo 31. 31 perché ci riunivamo nella cantina sotto, al civico 31, appunto. E allora a un certo punto c'è stato l'abbandono della scuola elementare, quella di Via Speroni, dove ora c'è il centro anziani. E che è successo? Da lì l'idea di trasformarlo in un centro culturale, visto che c'era una nuova scuola e quei locali erano stati abbandonati. E allora li abbiamo occupati, nell'82 forse, e li abbiamo proprio occupati. Adesso sentiamo le parole di Maurizio Brignardelli, che era allora segretario della sezione Camilla Ravera del PC di Rebibbia, e a seguire le parole ancora di Domenico. Noi siamo riusciti a creare tutto questo insieme. Mi ricordo il cooperativo 31. Insomma, questi ragazzi che erano pure vicini alla chiesa, parte porte sinistra, parte senza pista dimora e così via. E tra loro il PC, la chiesa, il febbraio 74, si era creata una situazione straordinaria, secondo me. Quella che dovremmo cercare di fare pure oggi. Mi è servita a me. E credete sia servita a tutti noi. Sta cosa considera che lì, diciamo molti che ci lavoravano, nasce il quartiere intorno al carcere. Pertanto c'erano guardie carcerali, gente del sud, piccoli proprietari, quasi tutti i proprietari di casa. Pertanto lavorare non era come lavorare all'8B o all'8C di Pietralata o case popolari. Era molto, ma molto, ma molto difficile. Invece siamo riusciti a sfondare con sta roba, che poi ci ha avuto anche il massimo, credo, quando abbiamo occupato la scuola, la vecchia scuola di Luigi Speroni, che pure lì si è innescata tutta la battaglia che riguarda il Parco d'Aguzzano. Dal collettivo 31 poi nasce l'associazione culturale Rebibbia Insieme.
E poi da lì abbiamo cominciato ad occuparci di tutto quello che avevamo in testa e soprattutto di estendere al quartiere le nostre idee. Abbiamo dato spazio ai ragazzi del quartiere per fare attività, poi abbiamo invitato il centro di documentazione e iniziative ecologiche che poi è diventato Sentiero Verde con Pietro Pieralice e poi anche l'associazione culturale Casal dei Pazzi che faceva teatro. E da lì è nata tutta una serie. Insomma, abbiamo creato un'aggregazione de forze, de persone che all'interno dello stesso spazio agivano. Ma la cultura non è una cosa che piace a molti. Noi facevamo tante cose e vedevamo che però non riuscivamo a portare la gente fuori dalle case del quartiere. E a un certo punto è successo che è stato poi quello che ha cambiato tutto. Una volta c'erano dei ragazzini del quartiere. E allora questi ragazzi mi chiesero di giocare a baseball e cominciammo così, a fare i primi allenamenti e da lì l'idea di provare con lo sport. E così è nata l'idea di fare il baseball e di occupare un altro spazio. E niente, è andato avanti poi per tanti anni questo tipo di attività, fino a quando arrivammo, voglio dire, siamo arrivati ad avere 7 squadre e contestualmente andavamo avanti con la battaglia di Aguzzano. Ecco, come avete sentito, entrambi parlano di battaglia e in effetti fu una grossa battaglia. Verso la fine degli anni 80 cominciò a circolare un progetto edilizio che avrebbe riguardato tutta la zona che adesso costituisce il parco di Aguzzano. La cooperativa Nova, vicina al Partito Comunista, aveva creato un consorzio di imprese e si era fatta promotrice di un progetto presso il comune, si chiamava Convenzione Aguzzano, che prevedeva un'edificazione di abitazioni per la bellezza di 500.000 metri cubi, qualche cosa che avrebbe cancellato definitivamente il parco e addio per sempre. Il comitato di quartiere se ne occupò ovviamente e fu costituito un gruppetto di lavoro che cominciò ad avere incontri con i responsabili della cooperativa per trovare una soluzione. A prima vista le proposte della cooperativa sembravano buone, ma c'è un'intervista che è estratta da un libro che si chiama Mobilitazioni per il Verde di Franco Martinelli di Concetto Zanghi che dà un'altra versione. Il progetto ci fu presentato con dei peculiari aspetti. Il verde tutto centrato in una zona, la salvaguardia dei filari di pini e soprattutto la ristrutturazione dei casali a uso e consumo di come li volevamo. A noi non ci sembrava vero, avevamo raggiunto gli obiettivi, però a qualcuno che forse ci capiva più di noi, tra cui proprio il parroco di Re Bibbia, la cosa non quadrò perfettamente e cominciò a fare dei discorsi su questa manovra speculativa. Perché in effetti questa si rivelò una manovra speculativa. E in effetti era una manovra speculativa. Mai più non se ne resero conto subito e soprattutto si ritenevano soddisfatti di quello che era stato in qualche modo assicurato dalla cooperativa, ovvero che quella area verde vicino alle scuole di Re Bibbia, cosiddetto fagiolo per la sua forma, si trova qui dietro, sarebbe stato comunque mantenuto verde. E quindi in qualche modo ci trovarono, diciamo, fu per loro un'occasione per festeggiare e per spingere un'iniziativa per la salvaguardia del verde. Fu organizzato nell'autunno 84 un evento chiamato Verde Punto e a Capo, che dava un'idea di svolta in qualche modo. E si trattava di una serie di eventi che durarono un paio di settimane, tra musica, incontri, spettacoli e via dicendo, tutti incentrati sul tema del verde. Tra le altre cose fu realizzato un bel documentario, Dal cielo al mare, che appunto era a tema ambientalistico. Ci fu una grande partecipazione. Tra gli invitati c'erano Legambiente, WWF, Italia Nostra e fu una svolta perché
perché Rutigliano e gli altri aprirono gli occhi sui trucchi della convenzione di Aguzzano. Ma ancora una volta le parole di Domenico ce lo spiegano bene. E Oreste Rutigliano, dell'Italia Nostra, mentre stavamo facendo questa manifestazione che a noi sembrava bellissima, disse: «In realtà voi state facendo il funerale di questo posto». «E perché?» dicemmo. E lui lanciò così l'idea di salvaguardare tutto il parco e di non accontentarci di questo piccolo spazio. Questo ci fece cambiare idea, ovviamente. Sai, come se fosse un lampo a ciel sereno. E improvvisamente ci sentimmo un po' ridicoli noi di Re Bibbia insieme. Devo dire che, al contrario, Irene, Simonetta e Loredana avevano già in testa questa idea più grande. E da lì cambiò l'idea della nostra associazione, che divenne quella di pensare a tutto il parco. Tre donne erano l'avanguardia della lotta. Primo effetto tangibile di questa presa di coscienza fu quello di occupare lo spazio vicino alle scuole vecchie, un'area del parco abbandonata e ridotta a discarica. Fu occupata e fu bonificata. Questo fu un forte atto di resistenza civile. Lì ci doveva sorgere un palazzone, ma ancora una volta Domenico ci dice come. E la fase successiva, proprio perché stavamo cercando di coinvolgere i ragazzi del quartiere, fu quella di occupare quello spazio. E non era una cosa semplice, perché lì doveva venire tutta un'edilizia residenziale. E quindi pensare di occupare uno spazio non era così facile. Però, diciamolo, a 20 anni non si pensa tanto alle leggi. E noi occupammo quello spazio, raccogliendo poi i soldi nel quartiere. Addirittura mi ricordo ci fu una signora anziana che venne e ci diede 30.000 lire. E poi li destinammo per far venire una ruspa e pulire tutta quanta l'area. Ancora una volta, come per l'anfiteatro, la gente si era rimboccata le maniche e si era data da fare tutti insieme per realizzare un sogno. E sembrava veramente un sogno, perché improvvisamente c'era uno spazio pulito dove poter fare attività sportive oltre che attività culturali. E poi cosa successe? I costruttori ci fecero causa. Poi hanno cercato con le buone di venirci incontro dicendo: «Ma ve lo facciamo noi il campo, basta che state tranquilli, sereni». Ma noi a questa cosa non ci abbiamo assolutamente creduto. No, no, non ci interessava nulla. Quello che volevamo era salvaguardare il parco. E da lì nacque la difesa del parco di Aguzzano. Contestualmente dovemmo cominciare a difenderci mettendo gli avvocati, che non era una cosa affatto semplice. Però, diciamo, piano piano c'era un riscontro, perché all'interno del centro culturale cominciammo a mettere tutta una serie di spazi. C'era l'emeroteca, la ludoteca, c'erano poi tutta una serie di cose in cui la gente veniva. E con i gelati che vendevamo riuscimmo a pagare quelle cose, a comprarci un'amplificazione, piano piano a fare tutti i lavori che servivano per portare avanti l'attività. Perché ovviamente qualche soldo poi serviva. Eravamo tutti ragazzi, insomma. Cominciammo così questa battaglia. E poi noi più grandi andavamo a insegnare baseball per difendere sempre il futuro parco di Aguzzano. E contestualmente c'era anche tutta la battaglia politica, perché la battaglia politica è stata una cosa molto importante, che ci ha visto muoverci nel quartiere, facendo delle proteste sulla Casal dei Pazzi. Non potevamo certo occupare anche la Casal dei Pazzi, ma l'attraversavamo fino a creare notevoli difficoltà. Abbiamo fatto manifestazioni come associazione culturale anche sotto il Ministero di Grazia e Giustizia. Pertanto ne abbiamo fatte parecchie di iniziative. E così la battaglia per il parco andava avanti. Ognuno contribuiva come poteva, perché il bello è questo: non c'erano capi, non c'erano gerarchie. Ognuno dava il suo contributo con quello che sapeva fare. Sentiamo ancora Gaetana. Per me, sì, io sono stata sempre un po' come prezzemoletto, sempre in mezzo a tutto, senza però avere nessun tipo di livello. Non mi sono mai interessata delle cose burocratiche, chi ci capiva niente. A quella pensavo che era più aveva più competenza in merito, ma se c'era qualcosa da fare, organizzare festicciole, un evento per attirare gente, per raccogliere i fondi per la causa, io c'ero, insieme a tanti altri ovviamente.
Ognuno dava a suo modo il suo contributo e comunque sapendo di camminare tutto verso lo stesso obiettivo, lottare per Aguzzano. Sono stati anni molto belli da ricordare, perché eravamo e siamo rimasti sempre amici. Intanto il gruppo di lavoro per Aguzzano, creato dalle tre donne, che era stato inserito in Italia Nostra, affrontava la questione cruciale. Con tenacia e determinazione si riusciva ad impedire che fosse approvata la convenzione di Aguzzano. Naturalmente il partito dei costruttori fu avverso a questo e cercò di impedire in tutti i modi che la convenzione non fosse approvata. Mi sono dimenticata. Si giunse anche alle minacce, ma questo ce lo spiega bene Maurizio Brignardelli, che allora era anche fotografo di Paese Sera. Ci sono stati episodi abbastanza incresciosi, sorte di minacce, che venivano dai costruttori della cooperativa Nova. Venivano al Paese Sera a parlare col capocronista, perché nel frattempo tanto uscivano fuori articoli sul giornale e facevano iniziative e cose. Questi si indignarono e vennero al giornale a fa. E il capocronista mi chiamò, che io stavo al quarto piano, al reparto fotografico, e mi disse: guarda, scendi che sono questi. E io sono sceso. E questi dicevano: ma no, perché abbiamo pagato, non siamo tutti pronti, sai che fanno la guerra con i fucili e cose. E io ho fatto: guarda, non c'è problema, c'è l'artigliaccia, pure noi c'hai i miei fucili, rispetto agli altri. A voglia quanti ce ne avevamo. Forti del sostegno popolare, fu organizzata una grande manifestazione portando la gente a manifestare nel parco. Ma intanto la battaglia aveva anche altri aspetti. Bisognava riuscire a convincere il PCI vicino alla cooperativa Nova a cambiare orientamento, e qui nell'ambito del partito c'erano il partito dei costruttori vicino appunto alla cooperativa e poi più giovani, più sensibili e più vicini ai temi ambientalisti. E quindi facendo leva su questi e soprattutto grazie all'intervento determinante di Rinaldo Scheda, che era un personaggio carismatico, lui si trovava ai vertici del PC ma anche del sindacato, della CGL, si riuscì piano piano a spostare gli equilibri. Rinaldo Scheda era stato tirato dentro, coinvolto in questa battaglia dalla moglie Loredana Minelli, una delle tre che abbiamo nominato, che si era appassionata ed è stata anche lei una figura determinante in questo contesto. E comunque in questo modo, dai e dai, bussando a 100 porte, si riuscì ad ottenere una serie di consensi, mobilitando anche i politici e gli intellettuali, fino a che non si profilò la vittoria. Fu portata avanti un progetto di legge regionale per la istituzione del parco, che fu approvato in prima stesura nell'ottobre dell'88 e poi con qualche modifica nell'agosto del 1989, 30 anni fa per l'appunto. Un successo incredibile se teniamo conto dei precedenti. Naturalmente tutto questo non è stato senza fatica, cioè perché dopo la legge dell'89 c'è voluto altro lavoro e altro impegno. Se la legge è dell'89, il piano di attuazione del parco è del 1995, le compensazioni sono del 2001. Come sempre, non basta che venga emanata una legge, l'importante è che sia messa in atto. Eh sì, certo, ma non basta. Il parco bisogna anche difenderlo, perché alla fine, dopo tante iniziative di lotta, il parco regionale è stato creato, tanto che ora ne festeggiamo i 30 anni. L'area è stata espropriata, i casali liberati. C'è un ente, Roma Natura, che lo gestisce insieme al comune. Ma in questi 30 anni, poi, mica è andato tutto liscio. È sempre stato necessario che le persone, le più attive almeno, si dessero da fare per superare i problemi e impedire tentativi di speculazione. Il casale Alba 2, per esempio, rischiava di essere militarizzato con tutta l'area intorno per un progetto di trasformazione in carcere per madri detenute. Solo una mobilitazione dal basso, assemblee, raccolta firme, manifestazioni, è riuscita a salvarlo.
e a garantire l'uso pubblico del casale, che era stato in gran parte restaurato ma era chiuso e abbandonato da anni. Anche allora siamo stati in tanti a rimboccarci le maniche, come quelli che a suo tempo costruirono questo anfiteatro davanti ad Alba 1 e come gli altri che occuparono le scuole vecchie di Via Speroni e trasformarono una discarica in campo di baseball. Alba 2 ora è la casa della condivisione. Da oltre 6 anni è un punto di riferimento importante per i quartieri vicini. È un'assemblea aperta a gestirlo e le attività sono gratuite. E ora c'è un'altra questione, sorta l'anno scorso. A un certo punto abbiamo avuto un sentore di progetti poco chiari sul casale Alba 1. E infatti poi, a fine anno è venuta fuori una delibera del quarto municipio, in cui sta scritto in politichese che il casale Alba 1 dovrà essere messo a bando perché ci si realizzi una scuola di pizza. Mentre il piano di attuazione del parco prevede che sia la casa del teatro. Insieme ad altre realtà sociali di zona abbiamo denunciato quel che stava accadendo, all'insaputa di tutti, e abbiamo costruito una larga opposizione a questo progetto. È nato così il Forum per la tutela del Parco di Aguzzano, che ha fatto controinformazione, raccolta di firme, presidi in municipio e il 30 marzo un grande corteo per dire no a chi vuole speculare sul parco. Nonostante i pareri contrari della Regione e Roma Natura, la presidente del municipio ha provato in ogni modo a contaminare il parco con gli interessi economici, ma è rimasta sola, persino in consiglio. La delibera è stata bocciata e Aguzzano ancora una volta resiste. Insomma, la storia continua e adesso serve un bel progetto per riaprire il casale Alba 1. Noi ci siamo opposti. Ci siamo opposti con forza durante questi 9 mesi di battaglia, ma non solo per il valore ambientale del parco, ma anche per altre questioni. Noi difendiamo il parco per il suo valore sociale e per il suo valore ambientale, certo, ma soprattutto ci teniamo a difendere un principio assolutamente irrinunciabile, il diritto di una collettività di decidere del proprio territorio. È per questo che siamo fieri di aver concluso vittoriosamente questa battaglia, di essere riusciti a fermare questa incombente minaccia. E adesso comincia la parte più bella, quella propositiva, in cui insieme a tutti quanti vogliamo progettare e proporre delle attività in quest'area e in tutto il parco. Grazie.